Ragazzi, continuiamo con la storia principale. Un piede nella fossa, un piede nel rassa della fossa. No, non va nominato quel personaggio lì. Che poi erano tre ed erano anche simpatici. Adesso, vabbè. Un piede nella fossa dopo i contratti esclusivi appena terminati. Ho perso tutto. Gli hard drive, l'accesso. Allora, io devo tornare online. Dov'è Clara? Attento, Aiden. Non coinvolgerla. Beh, la stai andando a cercare. It's not that easy. To get over you. Eccola! Grazie. E quelle? Chi sono? Non lo so. Forse li ha allertati la ricerca nel CTOS. Per questo dovevo vederti. Secondo il DedSec, qualcun altro ha l'hack del sistema. Io l'ho preso e dato a te. No, fermati. Non l'ho dato a nessuno, davvero. Devo potermi fidare di te. Sai che c'è? Non ho tempo di convincerti, Clara. Se non ti fidi di me, non posso farci nulla. Hanno sparato alla stanza del mio motel. Mia sorella è sparita e non so che fare. Non sei la mia priorità ora. No, lo so bene. Certo. Già detto che lei, se fosse conciata a modo, non sarebbe neanche brutta. Ricordiamo, è fatta al computer, quindi diciamo, non è che puoi fare una valutazione 100% reale, però secondo me non sarebbe così male. Senza quel taglio, quel cazzo di mallet che c'ha con la coda poi. Sono le cose che non vogliono mostrarci. C'è un punto vuoto in ogni mappa, proprio laggiù. Più o meno. E direi che ci hai rimesso la caparra in quell'hotel. Cerchiamolo. Andiamo a cercare Damien? Andiamo a cercare Damien. Tanto forse la prima cosa potrebbe essere girare il ponte? Farebbe davvero comodo. Cerca l'accesso al ponte, lì. Vabbè, dai. Bello è che fuori dalla missione potevo girarlo. Adesso che sono nella missione non lo posso più girare il ponte. Fantastico. Visto quello che hai fatto, potresti servirmi. Barbone. Tobias Frue. Beh, qualcuno è stato su quell'isola da poco. Si chiama Tobias Frue. Certo. È stato uno dei pionieri del CTOS, finché la Bloom non l'ha licenziato. Ah, quindi non tanto un senza tetto. Forse entrambi. Abbiamo provato a contattarlo per vedere cosa sapeva. E lui ci ha sparato addosso. Vive qui vicino, con i senza tetto. Un senza tetto? Ha un negozio clandestino nascosto lì. Il DedSec di solito ci va a comprare l'hardware più raro. Lascialo perdere. È paranoico e non parlerà. So essere convincente. Fantastico. Aspetta. D'accordo, ti lascerò parlare. Vuoi davvero che quel posto esista, vero? Esiste. Vuoi credere alla leggenda? Papà mi portava in campeggio a Mont Tremblant. Diceva sempre che andavamo in cerca di tesoro. Allora non potevo rendermi conto che rubava nelle cabine. Orologi d'oro, utensili. Quando trovava qualcosa di... Io che fino tipo a 18 anni ho detto utensili. Sempre detto utensili. Moneta arrugginita con sopra un'aquila imperiale. Diceva che era un'antica moneta romana. Inestimabile. E poi penso siano corretti tutti e due, sapete? Porta per un mondo. Non so. Intero impero romano. Sono proprio uguale a lui.
mi emoziono sempre. Allora spero che esista anche Bunker. Esiste. Non sembrano esserci vittime. Le indagini sono in corso. La polizia ha messo al sicuro l'intera zona in pochi minuti. Ecco. Grazie alla risposta rapida. È lì che Tobias fa i suoi affari. Robaccia del mercato nero. A volte ci trovi dei progetti rari, se ti va bene. Speriamo non ci ammazzi a vista. Ah, fantastico. Non sa come raggiungerlo. Guarderò in giro. Allora, profiliamo tutti i suoi amici. Multato per occupazione abusiva maniaco sessuale. Borsaiolo. Non penso che gli action figure possano essere utili. Bandito dalla mensa dei poveri, divorziato 4 volte, ha fatto praticamente fuori tutti i soldi col mantenimento alle mogli. Ha senso. Tu sei lei. Ho chiuso un pappone, ricette mediche in bianco. Sto bene. Fratello coltiva marijuana, dipendente del gioco d'azzardo. Bravo, dai, andiamo, così. E così ce lo spassiamo noi due, eh? Beh, informazioni a quanto pare adesso parecchio inutili. Ha un passato di malattie mentali, potrei essere io quello. Ce n'è uno là? Cazzo, ma era un metro. Devo finire una partita poker. C'è qualcuno al tuo negozio? Beh, siamo chiusi. Momento, che aspetto hanno? Non lo so, una ragazza punk. Allora è chiuso. Sta giocando a poker. Va raggiunto. Partecipare. Una partita a poker, eh? Vediamo cosa nascondi. Eccoci. Io che non so giocare a poker. Ma che succede? Qualcun altro spia la telefonata? Saranno dei figli. Eccoli. Sempre in mezzo ai coglioni. Lo so che non mi crederai, ma finalmente ho trovato Fruer. Sto andando a prenderlo ora. Ok. Verranno in fretta. Devo fermarlo. Dammi questa macchina. Ok, convoglio criminale praticamente. Ma noi lo neutralizzeremo anche perché, ripeto, tutte le abilità del caso sbloccate, quindi... In ciabatte, credo e spero. Ciabatte un cazzo, sto qua corre a manetta proprio. Servono rinforzi! Mettetelo fuori strada! Godo, vieni qui. Come cazzo è saltato per aria? Bellissimo. Va bene, fuggiamo dai fixer. Dovrebbero essere un po' più clementi questa volta rispetto a quello che ho appena passato, vero? Con i contratti esclusivi. Speriamo siano un po' più malleabili a sto giro. E state qua. Appunto, una cagata assurda, dai. Fermiamoci, basta così. Ok, raggiungi la partita di poker. Minchia, culo a Gesù proprio. 2 chilometri. Lui mi porterà all'isola di Clara. All'isola di Kvara. Easter egg per i napoletani che hanno già capito. Però Dev ha anche detto che corre abbastanza. Ripeto, siamo nell'atto 2 qua. Le cose impiegano un pochino più di tempo, eh. Perché sono 15
missioni, questa è la quarta, credo. E quindi praticamente finito l'atto 2 su 5, si è a metà della storia principale. Fantastica sta cosa. Questa macchina ha un'accelerazione un po' così così, ma poi una volta raggiunta la top speed, minchia, cammina una cifra. Ok, raggiungi. Cazzo, gioca in un giardino. Componente H per uso singolo. Insospettabile. Ah, è tutto segretamente sottoterra. Raga, io non so giocare a poker. Gioco anch'io. Dovrebbe essere lui. Belli sti guanti di pelle, ragazzi. Bello perché posso vedere le carte degli altri. Tipo, scommetti. C'è un 4 e un 10. Cazzo ci faccio. E tu chi sei? Chi ti conosce? Aiden Pierce. Non lo conosco. Tranquillo. Sei Tobias? Sono affari miei. Lo prenderò per un sì. No, prendilo per un sono affari miei. Che caratterino. Per questo la Bloom ti ha cacciato. No. Va preso. Tobias! Minchia, un senza tetto che corre così tanto? Mo' te piglio. Come dicono a Roma, ti prendo, ti prendo. Cazzo quanto corre. Io faccio il giro corto. Non è me che vuoi! No, non è te. Sei lui. Non mi dire che prende la macchina perché non ci credo. Vabbè, dai. Finché la situazione è così e tranqui. Buono, preso. Allora, mi serve solo una cosa e poi ti lascio andare. No, no, amico. Mi scoprirebbero. Non sono uno di loro. Perché dovrei crederti? Che potrei spararti e prenderlo. Ma che cazzo di risposta è? Senti, non lavoro. Nessuno saprà mai di questa conversazione. Tranne Clara. Non c'è corrente nel bunker. L'hanno staccata. Niente corrente, hai capito? Quel posto è una tomba. Va bene, posso farcela. A pensarci bene, quel posto è davvero una tomba. Chiunque ci abbia mai messo piede, siamo spacciati, non lo capisci? A posto, è tutto ok. Sono al sicuro. Più o meno. Certo. Tobias, posso avere quel telecomando?
Per favore. L'ho costruito io, sai? Il telecomando. Pagalo. Lo costruisco. È fantastico. Me lo dai? Sì, bene. Certo. Ecco. Prendilo. Bene. Il tuo funerale pesa molto, eh? Credi. Cazzo, è fatto di piombo. Sempre di più. Ehi, senti. Se ti serve qualcosa, qualsiasi cosa, vieni da me. Si è fatto un amico. Costruisco di tutto. Certo. Fatta meglio la sua faccia in un gioco del 2014 che alcuni giochi di adesso. Perfetto. Utilissimo. Comunque un piede nella fossa portato tranquillamente, direi, a termine. Manca pochissimo al prossimo punto abilità. Yes. Sono le stesse persone. Neanch'io più ho detto. No, lui si faceva il medicino. Deve stare attento. I fixer li stanno addosso. Se lo trovano, chissà che gli faranno. Ma alla fine non è cattivo, dai. C'è di peggio. Maurice si è offerto volontario per esplorare un fosso. È convinto che lì troverai qualcosa. Dice che se cerchi risposte devi seguire le sue tracce. Non so che cazzo significa, però è già qualcosa, no? Sì, molto bene. Vuole che capisca perché l'ha fatto. Devi ricompensarlo, ok? Con cosa? Un biscotto? Non so. Inventa qualcosa. A posto. E allora noi ci vediamo alla prossima parte.